Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesaplay. Meglio far partire la registrazione. Sto cazzeggiando per capire come entrare lì. Qua ci sono due strade, una di là e una di qua. Questa è particolarmente interessante con questa cosa qui. Oh, oddio, forse ho fatto partire la registrazione in modo abbastanza inutile. Scusate, volevo proprio l'opzione accostati al muro. Ok, qua c'è roba quindi. Ok, scusate solo un attimo. Ah, non posso guardare tanto. Perché qualcosina ho raccolto, non c'è niente di pericoloso là sotto, sono sempre sti tizi, ma. Qua c'è roba. Allora io in questi casi faccio partire la registrazione. Illusioni quindi. Qualcuno mi ha visto. Ma non si capisce chi e come. Perché? Sarà, l'ho girato su me stesso o è una mia impressione? Ma quello lì è il posto dove c'è il tizio là che sta morendo. Ho girato in tondo per raccogliere un oggettino. Ho proprio voluto far partire questa registrazione. Sì. Allora, sapete che avevo appena rushato qua, quindi è tutto vivo e rirascio. Questi pestano, eh? Ma neanche tanto, ovviamente. Non sono queste le cose che ci preoccupano. Voglio ritornare dove ero poc'anzi. Perché ci voglio ritornare? Ero andato di qua. Ci voglio ritornare perché fare quella cosa rasente al muro. Ecco, era questa la baza. Fare quella cosa rasente al muro, vabbè. Mi hanno tirato su un oggetto. Ma di qua c'è una strada. E a questo punto mi viene da dire, se siamo capiti. Quindi, stando molto attenti. What? Signori, un altro riciclo. Una scimmietta ci ha visto. Tutte le scimmiette ci hanno visto. Ma lui è Giuzhou, Giuzhou, Giuzhou. È veramente lui? Ma stiamo a scherzare. Ma stiamo a scherzare. Ma perché cos'è tutto questo riciclo? Cioè, avrà una giustificazione da un punto di vista della lore. Ci credete che non c'ho voglia? Ma tu sei morta. È proprio lui. È proprio il nostro, ma non ci posso. Ma come? Cioè, sembra molto magari il fratello, tipo. Però, insomma, che fantasia. Aspettate solo un secondo, che finché sto sopra. Perché vedete che qua c'è una baza. Cioè, non voglio essere troppo esplorativo con il mid-boss a un centimetro. State dicendo che l'ho skippato? Qua c'è una casa. Skippato poi. Questo ci dà in realtà una chance di attaccarlo anche alle spalle, solo che è pieno di scimmiette. Qua c'è una casa. E forse il nulla più sotto. Ora, non sono venuto qua per rifarmi Jizou, Juzou, come cacchio si chiama. Per quanto abbiamo capito come bisogna affrontarlo, cioè saltare qui per fargli un attacco alle spalle, se poi è uguale a com'era, pare che non si sa come possa essere sopravvissuto, siccome noi nel passato l'abbiamo ucciso, ma insomma non ha importanza. Come poteva essere sopravvissuta la scimmia che avevamo ucciso, stessa cosa. Se è uguale a com'era, non ci mettiamo tanto a buttarlo giù, però non è quello che voglio fare adesso, io volevo capire come entrare in quella casa. Anche perché in teoria noi andiamo a togliere la nebbia. Ora, in realtà qua la nebbia non è che ci fa schifo. Se riuscissi a. Lui può arrivare. Oh mamma. Vorrei essere più stealth. Lui può arrivare qui sopra. Le scimmie sicuramente sì. Ma lui li fa sti salti. Boh. Accidenti!
A dire la verità, a parte che io volevo fare, non ce l'avevo carico, volevo fare il mio, avete visto, no? Con la scimmia, volevo fare ovviamente la castagnola, ma al di là di tutto, chi è che stava camminando? Ioan? Al di là di tutto, scusate una compre, questo è il momento compressina. Al di là di tutto, ora Jizou, sei naked. Non c'è da fare sto casino. Io, caro Jizou, ti vengo ad ammazzare. Ma è Tokujiro! Non è Jizou! Pesti, eh? Pesti sì. Io bevo. Pesti sì. Bello. Bello. Ho sbagliato. Sono in un angolino. Meglio allontanarsi. Era molto meglio allontanarsi. Gli ho regalato una morte che potevo veramente evitarmi. Ah, che stupido. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Non ci volevo schiattare qui. Ripigliati, Sek. Ok. Beh, è Jizou numero 2. Sarà il fratello, il cugino, la sorella. Ottimo, ottimo il grano di rosario, ottimo. Perché siamo a 4, se non erro. E qua c'è sicuramente della robina per noi. Pugno di fuliggine, molto bene. Insomma, gioire per un pugno di fuliggine, no. Però, vedete che c'è un simpatico segreto da cui poi ci si ripiglia. Non credo che là sotto sia un luogo visitabile. Quindi noi andiamo semplicemente qui. Si poteva fare molto meglio questo scontro, inutile dirlo, ma. Vabbè. Compresse, non dico nulla, che è meglio. Non siamo dove eravamo prima, dove eravamo prima è lì. Ora siamo qui. Sto esplorando nell'esplorazione. Che palle, non so cosa voglio veramente vedere. Boh. Sembra figo venire di qua. Però, boh, vediamo. Ok, raccogliamo un oggettucolo. Ammasso di Adip. Ehi, 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 avete capito? Abbiamo ufficialmente fatto la bazza. Beh, meglio così, no? Chissà l'altra esplorazione che cos'era allora. C'era sicuramente qualche cos'altro. Andiamo qua, va là. E ora ci siamo, ragazzi. Ora il momento magico è arrivato. Quanto Dark Souls, eh? Siamo proprio qui. Hopla. Non ho neanche provato me sciocco a salire sopra. Io qui mi aspetto una boss fight. Sarà un tipo di quelli stronzi? Da usare questo? La castagnola è sempre la cassa. Tra l'altro non l'ho minimamente usata con Jizou numero 2, vabbè. Scordo sempre di averle ste bazze. Ok, stiamo tranquilli. Shh, lì qualche cosa si muove.
boss. È un mid boss creatura dell'orrore. Bella queste cose. Ok, noi dovremmo avere molto free. L'area non è particolarmente grande, dei ripari. Non sembrano esserci. Ah, quello è un appiglio, eh? Quello è un appiglio. Non sembrano esserci altri nemici. Va bene, facciamolo. Ok, ragazzo mio. Vediamo che cosa riusciamo. Allora, questa cosa è fake. Un grumo di materiale ceroso. È un pimp. È un pimp. Qualcosa viene estratto dal corpo. Adipo, maniera. Attenzione che ora arriva il vero boss. Beh, qua raccogliamo, vedo che c'è roba. E... Un'illusione. Tu, caro, eri la cosa. Tra l'altro, mi ricorda un po' Sebulba, no? Di quel Guerre Stellari, episodio 1. Una bella illusione qua fuori, caro. Avete visto? Avete visto? Vi ricordate che mi dicevo, questo è un posto e non ci sono più tutti i fantasmi? Quindi, tutta l'area precedente ora è diventata un piacere da esplorare. Pare che ci si vede, tipo. Cosa che non fa assolutamente schifo. Guardate com'è tutto più chiaro, no? Tutto più semplice. Quindi si può anche tornare là dove c'era il fratello. Dico io, fratello di Gizou. Ora qua si entra alla grande. Ma. Bene! Bene, bene. È stata una boss fight, una mid boss fight molto impegnativa, devo dire. Ok, chissà a lasciarlo giocare, che cazzo faceva lui qua. Però ha deciso di farsi ammazzare. In realtà non si può dire bene di una cosa del genere. Questo è un errore da parte dei programmatori, perché non c'è stato nessun combattimento. Non deve andare così. O forse non dovevo ucciderlo. Lui suonava, lui o lei, quel cazzo che suonava il flauto, c'entrava con la questa del tipo. Non ha opposto nessuna resistenza. Prova, aveva i due pallini. Guarda come gli entro dentro. Sta a vedere che qui c'era una bazzina da fare. Sono stato superficiale, temo. Temo di essere stato molto superficiale. Comunque questo è una porta. Sembra buio però, vabbè, non c'è più la nebbia. Vabbè, ah, guardate, però è proprio illusorio. I semi anti-illusione, chissà se ci aiutavano un po', non ha importanza. E adesso siamo un po' altini qui. Lì c'è un oggettucolo. Lo raccogliamo. Ho un po' di pathos addosso, compresse, mamma mia. Che premio, eh. Mi sarebbe molto piaciuto, ovviamente è superfluo dirlo, vedere la luce azzurra. C'è da dire che adesso rushare dal idolo precedente a qui è un attimo, quindi posso anche capire. Notare questi sono tombe. Comunque c'è del culto qui. Di qua vedo del non nulla della serie Nunce Pro. Sto cazzo invece, Nunce Pro va. Non ci prova, però lì mi hai messo qualcosa, mi hai messo proprio un oggetto, quindi beh, scendiamo. Non sto capendo, giustamente. Chi cazzo? Cazzo? Ma che cazzo? Non ti vedo, loccalo. È un corvino? Sì, a chilometri di distanza. Ah, beccatelo. Che palle, sto osservando. Dai, che lì c'è una cosa che volevo capire. Comunque là si poggiano e come i piedi, eh? Mille corvini, che palle sto passaggio, no? Acci.
Picchia. No! No! Mi stanno massacrando! Non vedo nulla, first person! Non capisco niente! Ehi! Si muore easy, si muore molto easy, molto easy. Sono caduto, non so dove, come e perché. Merda, sto cane è venuto proprio a fare simpatia. Paradossalmente. Questa morte ci sta anche bene. Che cazzo è? È uno di quelli che ammazza Ishin. Là vedo il colore che preferisco in questo gioco. E qua vedo addirittura un vendor. Oh, Dincibacco, eccolo. Dinci è stronzo. È forte. Cazzo, mi ha avvelenato, ma veramente, che palle. Che palle, sto per morirci. Cazzarola. Cazza, cazza, cazza. Allora, dove cacchio? Ma che fegato d'anguilla? Oh, ragazzi. A. Non succede niente. B e chiudi. X e rimuovi. Qualcuno mi spiega come si usano gli oggetti nel menu? Quale sarebbe il pulsante magico? Cacchio. Faccio così per avere sicuramente la cura già pronta. Zio! Bevi, bevi, ti prego! Bevi, sec! Cazzo! Non devo avere la cura. Ah, già, sono morto, sono mortissimissima. Vabbè, sono morto, cosa sto facendo? Bevi, Cristo! Che palle! Ho una resurrezione. La spada tipo quella che ho io. Ma vaffanculo, va. No, sono morto. Merda, Vendor. Perché non è morto? È morto. Ok, bene. Grossino? Grossetto? Grossuccio, il blu. Il vendor. Il blu. Che cazzo di posto è questo? Parliamo col vendor, non ci costa nulla. Congrega memore. Ecco cosa, 1.800, ma in realtà un sacco di roba da parte. Scaglie doppia sake. Super, bah, qua c'è di tu, sei un super vendor, super vendor. Due scaglie, tanta roba, eh. È tanta roba, la fiaschetta è tanta roba. Ok, lui si fa la sua risatina. Merda, il viola però. Io adesso non riposo, lo accendo solo. Perché il viola. Beh, innanzitutto. Beh, però non lo so se questo mi fa riposare. Quindi nessuno mi ruba i grani di rosario. Lui è davvero tosto. Combattimento serio. Incalzandolo si fa, ma è davvero tosto. Non ho voglia di rifarlo subito. Non, tra l'altro non ho neanche ben capito come ci sono arrivato qui. Da quei corvini sono caduto. Chissà quanta roba mi sono perso. Farei.
A te ti posso usare, esatto. Ah, ma ecco dove si usano i consumabili. Che sciocco, qui si usano. Che cretino. Beh, l'ho capito adesso, dai, buono. Sono, spero di essere ben oltre la metà del gioco, perché insomma, bel po' che. Comunque sia, lui vuole, scusate, quanti soldi ho? 464, lui quant'è che vuole? Direi di partire da fiasca 1.800. Allora, noi usiamo il borsello pesante che ci dovrebbe dare 1.000. Venderlo sarebbe stato uguale, vero? Credo di sì. Vabbè, chi se ne frega. Siamo a 1.000. Boh, facciamo. Facciamo così? Maledetto. Vendere qua non è mai, non ci sono oggetti fatti per essere venduti. No, no, cioè tutto può essere. Vabbè, senti, di questi ne ho una marea, di questi ne ho ancora di più. Fammi andare a. Mi manca 30. Vabbè, senti, fai così. Ok. Ho sbagliato, ho sbagliato. Riparlagli. E ora acquistiamo questa pregiatissima fiaschetta. Le cose da acquistare sono tante qui, eh? Anche questo ci servirà sicuramente per un dialogo super speciale con lo scultore. E le scaglie sappiamo quanto sono importanti. Ne abbiamo 4, andiamo a 6, è qualcosa. Detto questo, abbiamo 4 monete, però abbiamo molto da perdere a livello di punti abilità. Non voglio fare cazzate. Lui si è rivelato veramente stronzo. Qua c'è qualcosina. Un'altra scaglia. E qua non si passa sotto. Beh, ci vuole semplicemente far vedere che l'acqua scorre, ma che noi ci fermiamo. Chissà se questo era l'oggetto che vedevo prima. Qua ci fa risalire un pochino. Possiamo guardarci intorno. Sento del camminare. Là c'è quel tipo, ma sarà forse un NPC? Che brutta zona, eh? Sempre molto triste. Poi, che cacchio, non c'è il sole a casa? E perché qui è tutto così? Un cercatore d'oro? Sono libellule? Sì, lucciole? E chi lo sa. E qui chi c'è? Mostri? Masso di Adipe, buttalo via. È un nemico. Vorrei capire meglio quest'area prima di schiattarci. Tu sei stronzo. Bazze? Ho fatto un suono come se avessi ucciso Genichiro in Persia. Io sto mitizzando un po' troppo sto Genichiro, immagino ci siano nemici molto più forti. Che cretino! Beh, oddio! Non è che io ho posto una incredibile resistenza. Però sento questi suoni strani quando ammazzo sti qua. Sono dei non morti? Non li sto davvero ammazzando? Tipo, tu non eri già morto? Siete immortali, tipo? Ma io non ho la lama del vaffanculo forever? Non ho la lama dell'eterno vaffanculo, no? Non si chiama così, eh? Dite che non è il suo nome. Facciamoci. Venimo qui, dai. Davanti a questo vendor oramai ci abbiamo combattuto. Come te lo do il colpo di grazia forever? Eppure droppi. Hanno due vite, tre vite, quel che è. Vabbè, non sono niente, sti, cioè, sto riflettendo che vorrei un attimo fare buzz. Riposare e pimparmi. Adesso già, cioè, non si può evitare sta cosa. Vai. Grani di rosario. I centopiedi cambiano spesso nome per lealtà agli eventuali nuovi leader chiamati braccia lunghe per le loro enormi armi simili all'artiglio. Abbiamo già capito che qual è il prossimo nemico. Pure. Bene.
Ma altre cose qui non ne possiamo fare. Dove ci troviamo? Villaggio di Mibu. Ok. Ragazzi, siamo corti, dobbiamo riposare. E adesso, dov'è lui? Il vero stronzone. Vai a vedere da qua se riesco a capirlo. Lui è là. Ora, io ho una domanda da pormi. Merda, triggerarlo è l'ultima cosa che voglio fare nella vita. Ci penserò un'altra volta. Beh, l'hanno messo fuori dalle balle. Potrebbe essere attaccabile alle spalle. E se è attaccabile alle spalle uno così? Cioè, ammazzabile in automatico. Ecco il villaggio di Mibu. Se uno così te lo fanno ammazzabile in automatico, se e solo se te lo fanno veramente ammazzabile in automatico. Dai, risali. Com'è che prima risorgevano? Non lo so. Ma qui c'è la folla! La folla delle grandissime occasioni proprio per il villaggio, dai, la folla della festa. Vabbè, è un villaggio di non morti. Dumarun, ok. Oh. Oggettucoli, gente. Sono veramente sul frega andante, vi dico la verità. Non è stimolante quello che stiamo vivendo ultimamente in Sekiro, devo dire la verità. È un po' che il gioco. Da quando ho iniziato a riciclare le. Ah, guardate la pelle di serpente, è un po' dappertutto, non l'avevo notata. Da quando ho iniziato a riciclare come se non ci fosse un domani. È un po' sceso. Ah, ma che sono? È una ronda proprio. Vabbè. Vabbè, senti, io voglio questo gel, non me frega niente di voi. Spera Mibu dell'anima. Ho detto tutto. Alzati in piedi, sec. Alzati in piedi, sec. Vabbè, non ti si alza. Chi se ne frega? Sto posto no, non mi sta intimorendo. Sali qui. No. Voglio l'oggetto. Boh. Mi spareranno? Una pietra. Non saprei che cosa dire. È chiaro che tutto ci ha parlato di carpe. Queste non sono carpe. E soprattutto qualcuno mi muove l'inquadratura. Che cazzo, zio. Che palle ste stronze. Ok, fai meno la figa, ciao. Vediamo cosa c'è qui, compresso. Ottimo. Come vivere senza. Boh, me lo skippo, mi skippo il villaggio Mibu. Non lo so, non sono sedotto. Confesso di non essere sedotto. Aspettate che rimetto un setting medio cazzaro. Po' una palla il gioco in questo punto. Non so perché mi ha perso. Lo trovo meno seducente. Via, così. È tutto questo perché volevo prendere una compressa, quindi mica per altro. Ok. Qua è pieno di pesci che vorrebbero mangiarmi. Bene, come sei cattivo. Senti, andiamo qua che non ce lo nega nessuno. Uno skip relativo, perché poi io mi guardo indietro. E come? Pieno io dico libellule, ma sono lucciole. Non so perché mi viene a chiamare libellule. Pieno di lucciole. Si sente del camminare. Ah, ovviamente, finché sono loro, non me ne frega un cazzo. Un altro tizio viola e la musica cambia. Tanto cambia. Io sento camminare, mi dà un certo fastidio sto suono. Abbiamo fatto un mega skip. Boh. Non so neanche cosa voglio fare, capite? Abbiamo ammazzato due mid boss. Siamo avanzati. Nuovo falò, diciamo. Oh, sti pesci sempre indicati. Sali qua sopra. Lì si va avanti, sono dei tizi là indietro. Sai, quando poi inizi a pensare che indietro ti sei lasciato delle compresse, delle sfere Mibu, delle robe così, pensi, ma che cazzo? Però ovviamente non può essere solo così, l'abbiamo visto il gallo, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Bello, mamma mia, stealth come nessuno. Boh, andiamo al gallo, anche il gallo, ma che razza di nemico mi mettono? Cioè, capisco che magari ci possa stare da un punto di vista dell'ambientazione.
Non sto avendo un grande godimento da quest'area. È certo che ho tanti punti abilità. Sono già in una fase che mi tirerebbe abbastanza il kill, morire. Ho visto il colore della felicità. Io non che mi venga da dire che chissà che. Però noi veniamo da là e qua c'è dell'altra felicità che non è quella da cui siamo venuti. Quindi tornerei a nuoto al villaggio per non skipparlo. Perché vuol dire che di là c'è un falò, lo chiamo falò a sfregio, è apposta. Sì, là c'è della baza. Boh, che dire, buttiamoci. Ricominciamo proprio da dove. Però proprio tutto lo vogliamo rifare. Se Sek facesse c'è che due palle. Figurati, figurati! Sì, va bene, sensore terraferma, ok. Oggetti, yeah! Frega, frega, cazzi. Cazzi, frega. Frega, cazzi. Ma tecnicamente ce n'è di gente. Ma io gli rubo tutto e me ne vado. Ma mica voglia di farmi tutti questi scontri pallosissimi! Però. Ehi, ehi, ehi! Ehi, Sek! Si sta lasciando la pelle? Te l'hanno detto? Posso dire che è stupidamente divertente fare ciò che sto facendo. Tu sei cattivo. Ma doveva esserci uno veramente cattivo, doveva esserci. Ci torna, queste cose ce le rifaremo tutte per bene. Ma io volevo la luce blu. Me lo appicci lo stesso, anche se sono nemici. Sì, che lo fai. Però non posso riposare, direi, giusto? Esatto. Sono al cazzeggio più inverecondo. Allora, nemici su nemici. Muori. E che cazzo? Che non muori? Dai, dai, vieni, vieni. Ha fatto quella bazza là. No, 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 no. Non volevo sprecare infinite cose. Che mi fregava di conquistare il tuo cuoricino. Stronzo. Vecchio. Ammazzalo e basta. Ecco, grazie. Così. Intaschiamo roba. Qui c'è un fiume da risalire. Qui c'è un amatissimo. Che proprio ci abbiamo tenuto a trovarlo. Questo è tutto da esplorare, ragazzi. Non pensiate che abbia veramente intenzione di fare una skippata simile. Potrebbero anche essere indizi di lore, quelli. C'è roba mica facile da raggiungere. E che alla lunga sei abituato, che tanto il premio sono sempre delle cazzatine. Ma quant'è che non mi danno un grano di rosario? Da un bel po'. Magari proprio qui ce ne sono, eh. Boh. Scendiamo. Vediamo, magari farsene un po' alla volta, sti stronzi. Ah, vieni, 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 vieni. E ben ben, cosa mi metto a parare l'imparabile? Colpa mia, colpa mia. Merito di morire. Me lo merito. Sì, però vecchio, eh. Ne fa di danni, ragazzi. Ammassi di adipe come se piovesse. Chi è che va in giro agghindato così? L'audio qua fa dei brutti giochi comunque, eh. Così, easy breezy. Entrare qui e fare man bassa. Coriandoli, ottimi. Coriandoli davvero ottimi, abbiamo capito la grandezza e l'utilità. Abbiamo anche capito che abbiamo finito. Ma sono divise da corvini, forse? Una cosa del genere? Tipo? Una cosa del genere tipo? Va bene. Salire sopra avrebbe senso, forse lo possiamo fare da qui. Esatto. Per il discorso che dicevamo prima, no? Qua c'è roba. No, no, no. No, niente, niente di che. Ecco, sono scemo. Dovevo verificarlo. Di essere scemo, perché sono informazioni su se stessi che è importante avere. Conosci te stesso. Mi sono conosciuto. Dai, su, ragazzo. Così.
Sekiro, il più divertente e il meno intrigante dei giochi From. Avete capito perché a un certo punto non te ne frega più niente? Perché ho fatto questo sbattimento per delle comprese, ma cazzo, bene. Che si comprano anche nei negozi, cioè voglio dire, non è. Nei negozi sono finite, a dire la verità, non sono illimitate. Boh, ma che voglio fare? Sarà pieno di oggettini. Là c'è il tizio un po' più cattivo, no? Quello che ci ha tirato le mazzate più vere. E là c'è roba, voler essere pignoli, ma non ci arrivo così easy. È un po' da studiare meglio, come da studiare meglio l'area che prima era nebbiosa. Al massimo c'è un seme di zucca, capi? Che non è poco, ecco, il seme di zucca non è poco, sia ben chiaro. Lì si parla di roba che ha molto senso inseguire. Però ragazzi, quant'è che non ne trovo uno? Sta diventando abbastanza snervante sta cosa. Qua è pieno di stronzilli, lo sappiamo, tipo questo. Mi sono incastrato, ovviamente. Quando è che ti incastri? In Sekiro? Quando hai fretta? Boh, vogliamo affrontare il tipo? Magari anche una rottura di balle. Facciamoci di qua, dai, che non ce lo fa fare nessuno di affrontare il tipo. C'è un fiume in piena che va in questa direzione. Di qua dove si va? Dai, disattivati che non mi vedrai mai. Ho tanti punti abilità, mi scoccerebbe un chitarrino. Che, come si chiama? Scrivetemelo nei commenti, non me lo ricordo, è bellissima la chitarra giapponese. Ma non locco. Non locco. Allora, c'è un falò, si fa per dire, poco prima. Cosa significa? Lo sappiamo che cosa significa. Che questa con ogni potrebbe essere una boss fight. Ci riposiamo. Però mi scoccia, siamo a un passo dall'acquisire un punto abilità. Questa cosa io inizio a notarla. Quindi in piena registrazione vi chiedo scusa. D'altra parte stiamo giocando. Basterà fare tre tentativi, sarà questione di un minuto. Faccio un mini farming perché non voglio buttare via tutti questi punti abilità. Metti che quella è una boss fight da 100.000 tentativi. Intanto facciamo questo. Ci vuole veramente. Ci siamo? È una cosa molto rapida. Chissà se si poteva fare dal tipo viola. Forse la si faceva in una botta sola. Chissà se a quel tipo gli puoi arrivare alle spalle. Boh. Ci proverò quello veramente per i fatti miei. E il prossimo tentativo spero e penso che sia già quello buono. Ok. Ok. L'agilità di Sek è notevole. C'è anche dell'oro in saccoccia. Ce ne vuole un altro per un pelo, maledizione. Vabbè, non importa. Dicevo, c'è anche dell'oro in saccoccia. Ma non importa. Dopo lo spendiamo. Spero di poterlo fare là. Adesso vediamo. Ci siamo. Ora il punticino mondiale è tutto nostro. Eccolo, molto bene. Sono importanti, ragazzi. E dopodiché facciamo un viaggio. Villaggio Mibu, Mulino si chiama, foresta nascosta, Villaggio Mibu, Mulino, sì, è tutto abbastanza conseguente. Ok, interessante come alla pozza di veleno io ci sono arrivato per una strada diversa da quella che poteva essere, no? Quella intesa, non ha importanza. Villaggio Mibu c'è un negozio, ho 2 lire, vediamo se me ne posso liberare alla svelta prima di andare a vedere davvero che cosa c'è dopo, magari è un NPC con un dialogo, e sto veramente cazzeggiando, ma... Là c'è lui. E lui è messo lì infinito. Quello è farming. Io ci scommetto, però non lo voglio fare adesso. Allora. Tokyo. Veramente, se hai una bazzè, hai solo roba pesante. Per quanto sia un po' da stronzi, 262 quanto costa il pesante 5,50, giusto? Per quanto ci sia una perdita di monete, è sempre meglio. 5,50. 300, sì, ok, acquista, convertiamo, diciamo così. Ok,
Facciamo così, 12 va bene. Sì. Sì, Adesso ce ne andiamo, rapidi, come solo noi sappiamo essere. E andiamo al mulino. Meno male che me l'aveva indicato che c'era un idolo. Vabbè, l'avrei comunque prima o poi trovato, senza dubbio, però insomma, buono. Vediamo che cosa c'è qui davanti. Se è l'arena di una boss fight, non lo escludo. Nel caso c'è da studiare da zero. Mi sa molto di falena, capito? Ah, boh, no, non lo so, che cazzo sto dicendo, no, no, non lo so. Però mi sa di quella classica, no? Ma questa è una piccola arena. Ora volano le mazzate. Aia. Oddio. Sta piangendo. È un NPC. Tutta staminata. Guardate. Un po' Samurai Champloo, lei ricorda la ragazza, adesso non ricordo come si chiamava, di Samurai Champloo. Va bene, parliamoti. Chiediamoglielo. Nose, nok. Immaginavo. Conosci Nani ga kanashi? Imagoro wa Lord Sakusa-san. Sakusa. Dokko ni doushite gozaimashou? Sore ga waezu tomo nare tayori o dashite dare mo ine, Sakusa-san. Al momento non lo sappiamo. Shiran. Doushite? Ti giuro che non era una bugia. Ma è enorme. Sapete che però si vedeva che era un'arena. Questa è l'unica cosa che posso imputare. Ehi, stupidottolo. Fui stupido. Non è impossibile, non è impossibile. Ma non mi dà una... Sto sbagliato io. Oh, sono riuscito a curarmi. Lì devo saltare però, ragazzi. Gliela sto regalando. Quella è la sua apertura, c'è poco da dire. Ci credete che sono scemo? Ho sbagliato. No, no, Orin dell'acqua. Ah, peccato, questa è sta. Bisogna combattere meglio di così. Bellissimo, uno scontro stupendo. Questo è quando Sekiro veramente spacca. Lei para tutto, eh. Bellissimo scontro, mamma mia, meraviglioso. Bellissimo, mamma mia, che scontro. Chissà se si resetta il dialogo per vedere cosa c'è dopo. Affacciarsi un secondo, potrebbe essere opzionale. Perché qui siamo al perché la curiosità, scusate un attimo. Mentre la curiosità era di qua. Chissà, vediamo se lei è già incazzata o no. Per poi quanto riguarda l'aiutarsi, la castagnola, ragazzi, mi piace sempre assai. Lei potrebbe subire molto un'ascia, però non facile andare d'infilata. Potrebbe subire molto Sabimaru. E anche qua potrebbe subire un po' di tutto. Non userò nulla, ma facciamo finta. No, non la userò. Però è per ridere. C'era l'opzione non dire nulla, no? Oltre che potrei semplicemente non cagarla. E lei non è boss fight se non la disturbi. Questo ci sta. Mid boss fight. Perché ci consente. Oh no, col cazzo che non è boss fight. Che palle. Volevo esplorare. Sono stato stupido.
Bellissimo. Bellissimo scontro, mamma mia, stupendo. Quando fai il rosso contro di lei bisogna fare un po' diverso dal solito. Qui non avevo assolutamente l'abbrivio. Sbagli uno e cosa succede? Sei morto. Accidenti. Stupendo. È che mi allontano e sbaglio, perché quella è la sua apertura. Continuo a scazzare, c'è poco da dire. Ho fatto mulinare un po' di più la spada, ma era il momento di farlo, no? Ci ho creduto troppo. Quanto non c'è tempo di recupero con lei, eh? Ah, ci ho creduto. Ci ho creduto. Forse la dovrei aggredire. La sto giocando difensiva. Sekiro ci ha insegnato che non si gioca difensivi. Quindi probabilmente sbaglio. Tra l'altro non sto barando. Cioè non sto usando il braccio. Che probabilmente è una grande cazzata. Salta, Sek, salta. Sto sbagliando, però l'altra parte va studiata. Non le si fanno danni rilevanti, aspettate. Non le si fanno danni rilevanti. Capite? Quindi bisogna andare solo con le schivate. Serve fare un colpo a segno. Che oh. Non è poco contro lei qua, Però... Ma vi giuro che ci provo ad andarle addosso, ma la paura vince. È che bisogna anche un po' levarsi dalle balle, in realtà. Ho avuto l'avidità, l'avete visto. Oh, m'ha buttato giù lei, Ci stavo credendo, ovviamente. Tempo di curarmi. Ora ho tempo di curarmi. Ho sbagliato. Ho voluto fare il trucchetto. Lo scontro è bello perché rimane sempre lo stesso, evidentemente. Ma è un balletto, è bellissimo. Uno degli scontri più belli che abbia mai giocato. Bellissimo, semplicemente stupendo. Ho esitato. Stupendo. Quella era un'esitazione, ragazzi. Anche questa. Doppia apertura non ce l'aveva mai. Non l'aveva mai avuta. Pazzesco. Avidità. Avidità, ragazzi, io quello lo salto così. Mi dispiace. Ho esitato. Avete visto? Doppia apertura? No, è solo una. Non sopravvalutiamo. Non sopravvalutiamo. Ho veramente detto non sopravvalutiamo. Intendevo dire, ovviamente. Non sottovalutiamolo. Uno scontro meraviglioso. Meraviglioso, sono convinto che questa sia una cazzata a livello di gioco. Abilità latente che ripristina la vitalità quando completi un colpo mortale. Ce l'abbiamo già? Ok. Bellissimo scontro. Bellissimissimo scontro.
Stupendo. Andiamo a riposare. Stupendo scontro. Questi sono gli scontri più belli, secondo me. Non era difficilissimo, anzi. Come avete visto è andata giù molto facile. Però, comunque, qui Sekiro dà il meglio. Spada contro spada. Che sia il cugino di Jizou o sia lei, quando ti ritrovi con uno spadaccino, il gioco è al suo meglio. C'è poco da dire. Davvero bello. Proprio... probabilmente... e questa era una quest, non doveva essere una mid-boss fight, mi viene da dire, però lo sai tu, io no. Allora, aspettate che torniamo a girare con roba pronta. Questo che poi non lo uso, ma in realtà in fase esplorativa dovrebbe avere un suo perché. Boh, stiamo così, chi si è visto si è visto. Allora, lì abbiamo un ponte, qui abbiamo un oggettucolo. Masso di Adipe, vabbè. E lì, ragazzi, per una volta la cascata è veramente foriera di magie e di cose belle. Questo ponte non sembra la cosa più resistente del mondo e quest'acqua sembra molto impetuosa da nuotarci contro. Noi però lì ci vogliamo andare alla grande, eh? E quindi ci proviamo. Oh, siamo vicinissimi all'idolo, non muore nessuno se sbagliamo. Ecco bene, ce l'abbiamo fatta bene. Vabbè, sono quelle cose che veramente dici, vabbè, qua la grafica non è neanche il massimo, comunque lo prendiamo come viene. Il gioco non ci fa risalire, la corrente è solo apparente comunque, cioè si sta tranquillamente immobili, tra l'altro qua non arrivano neanche pesciazzi cattivi. Io vorrei però risalire sinceramente, adesso sì. Ok, molto bene. È una gag? È una cazzo di gag? Un nuovo nemico? E non sembra uno scherzo. È un samurai di versione fantasma. In realtà dovrebbe essere identico a un samurai. E non li sottovalutiamo, perché hanno sempre amato molto pestare a sangue. Infatti questo lo sta già facendo. È sempre stronzi. Non vedo assolutamente nulla. Ma accidenti, devo saltare, c'è poco da dire. Devo abituarmi molto di più a saltare. Allora, lui è stronzo. Bene. Molto bene. Se lo facciamo girare, probabilmente è la cosa più intelligente. No. Tocca barare perché è grosso. Questo l'ho fatto barando e comunque non è detto che ce la faccia. Mamma mia, orrendo. A castagnole l'ho fatto fare. 620. Non è un samurai qualunque, ok? Però l'esperienza ci dice che lui tornerà. Ci dice anche che tornerà tra un bel po', però. Ma qua facciamo una lauta corsetta. Chi c'è qui che ci vuole uccidere? Ma quanta bella gente. E c'è anche un tizio col campanone, eh? E là si prosegue. Faccio una bazza, scusate. Devo capire una cosa. Cosa c'è dopo? Arena. Boss fight. Boss fight protetta da quel samurai da fare tutte le volte? Monaca corrotta? Ma non è quella delle... dei video... delle anteprime? Io lei normale non l'ho mai incontrata, però. Com'è possibile? Qui è... io credo che lui mi stia facendo ricicciare un boss che dovrei già aver affrontato, ma che non ho mai affrontato. Vabbè, io dormo poi. Beh, noi non ce la faremo mai. Così. Questo era schivare. Questo era da schivare. Ho dato un input, vecchio. Ok, grazie. Oh.
Questi. Danni? Quanti danni gli ho fatto? Ragazzi, si ride. Quanti danni gli ho fatto? Ho perso un po' il tempo, che cretino. Sei grossa. Non sei inaffrontabile, ma sei grossa. Non ci riuscirò in questo tentativo. Danni ne prendi veramente pochi, e questa è sicuramente una cosa che ti rende antipatica. Poi devo imparare a saltargli addosso. Vabbè, qua sbaglio. Boh, questa la subisci. La subisce, tra l'altro. Avete visto? I colpi li subisce, devo dire, eh. Vabbè, ho dormito. Però, per arrivare qui, dall'idolo, c'è quel samurai tutte le volte? È cattiva come cosa. A questo punto, stiamo registrando da 56 minuti, abbiamo visto cose. Lei non è assolutamente infattibile, è più stronzo il samurai che c'è prima. Mi affaccio dove mi sarei dovuto affacciare fin dal principio. Cioè di qua. Impiccati. Ma siamo videogiocatori, mi stupirei di non trovarli gli impiccati. Ok, questo è già il posto dove devo essere, sì. Ok. Sei morto? Sì. Robetta. Ah, vedete, qua era per risalire su. Nel caso ci si trovasse sotto, arrivando nuotandola, io avevo avuto la sensazione che poi il vero proseguire fosse quello là, eh? E direi che è una sensazione corretta. Adesso lui mi sparacchia, ma non mi interessa, voglio vedere le cose dall'alto, scusate. Considerando che qua c'è un dall'alto ancora più alto, che mi incuriosisce moltissimo. Molto, molto, molto. Adesso mi arriva un sassetto, ma non mi frega un cazzo. Boh. Ah, si prosegue. Stronzillo con la lancia, non l'avevo ancora... Non ho ancora avuto il piacere. Sentite, ammazziamo sto qua che mi ha rotto le balle. Muori? Sì, qua poi tutto respawn, non si capisce, vabbè. La musica è ancora da combattimento. Vediamo tu cosa... Ah, questo era un Mikiri! Ah, una vita che non faccio un Mikiri, tra l'altro. Mi dovrei un attimo riabituare. Comunque, la musica si placa. Lassù c'è tutto un mondo, eh? E noi lo raggiungeremo. Qua c'è un oggetto. Essendo tutto molto luminoso con queste... questi insettini... che fanno luce, come cazzo si chiamano? Che non me l'hai fatto fare, però... Fammelo fare, su! Oh, questo io volevo. Lucciole, non è difficile. Essendo pieno di lucciole, no? È difficile poi... dire... ecco l'oggetto, no? Vedete, uno trova la sfera Mibu dell'anima e dice ma a me che cazzo me ne frega di essere esplorativo. Dopo un po' inizia a venirti sta cosa. Poi bisogna sempre essere esplorativo e trovi semplicemente boss e mid-boss. Cioè, trovi roba veramente importante, però... Allora, qua... un pugno di fuliggine che ci fa dire... ma che, davvero? Quella monaca lì è come il samurai prima di lei. Un ricicciare... di boss che conosciamo già. Per questo dico, qualcuno mi sta attaccando. Ma dov'è? Ah, trigger così, peso. Come dire, qua hai finito di esplorare, ma col piffero che torni indietro sano. Ma io invece mi aggrappo e me ne sbatto. Ok, la gag è questa. In realtà questo è un vicolo cieco. Uff. Chi cazzo sei tu? Cos'era? Sono pallette di terrore che sparano ancora una volta? Boh, sì, ma chi se ne frega, cioè nel senso...
Capite che mi sembra di avere... A parte che il gioco qui è diventato molto, molto duro in alcuni suoi momenti. Ho come la sensazione di avere skippato cose. Probabilmente l'area nebbiosa di prima, quella che abbiamo reso non più nebbiosa, va esplorata meglio prima di arrivare qui. Ho questo sentore, ma potrei sbagliare. Comunque ritengo assolutamente ok questa puntata. Abbiamo visto cose e imparato roba. Sono sicuro che nel frattempo mi avrete dato tutti i suggerimenti che vi ho chiesto negli episodi precedenti, ma sappiate che questo e i due episodi precedenti li ho registrati nello stesso giorno, quindi in realtà poi me la sono cavata da me. Va bene, ragazzuoli, tutto qui, ci vediamo al prossimo video.